torna a trovarci un ospite che abbiamo già avuto, un mago, un maghetto, perché è molto giovane, ha 13 anni, viene da Marcianise in provincia di Caserta, un anno fa ci ha stupiti, vediamo oggi se riuscirà a replicare la meraviglia. Ecco noi Giuseppe Cicala, detto il mago Doris. Che bravo, ciao. Che bravo, come stai? Bene. Bentornato a Giuseppe Cicala, grazie, il mago Doris, come abbiamo detto. Dopo un anno è tornato a trovarci, bravo, complimenti, bello. Grazie. Questo numero del pollo che ingrassa ci è piaciuto. Complimenti alle tue collaboratrici, sempre grazie. Dobbiamo ricordarci che qui abbiamo Margherita, vero? Lei si chiama Margherita? Sì. E lei si chiama Maria? Margherita è tua sorella? Sì. È la sorella, però è seria, compenetrata nel suo ruolo. Mentre Maria, se non mi ricordo male, l'altra volta, fa la tua valletta, però c'è anche un po' del tenero, diciamo. Ecco, Vallettopoli, insomma, si comincia da piccoli. È un po' la sua fidanzatina. Allora, Giuseppe è bravissimo, è a 13 anni, quindi è giovanissimo, però ha cominciato ancora più giovane. Quanti anni avevi? Avevo 10 anni. 10 anni? Sì. Ed è stato, come a volte succede, la conoscenza con un mago famoso, bravo, che ti ha fatto scattare. Il mio maestro Amadì. Il maestro Amadì, che ti ha fatto scattare questa passione, ma ti ha anche insegnato qualcosa. Dei trucchi, sì, tanti trucchi belli, delle grandi illusioni, altre cose molto importanti come prestigiatore. Le tue vittime chi sono? A casa in genere, no? I genitori sono i primi. State là, vi faccio vedere una cosa, fermi, non guardate. Però è tua sorella che lavora con te. E poi il pubblico? Quali sono? Compagni di scuola? Chi? Qualche volta sono dei compagni di scuola che mostro qualche trucco per far vedere e farli anche contenti. Però fai anche delle serate vere? Sì. Col pubblico? Sì, esibisci con il pubblico, va bene. Allora, adesso Giuseppe, prima di salutarci, ci farà vedere un'altra esibizione. Questa volta farà una levitazione. Sapete che cos'è, no? Bisogna sollevare... vuoi provare con me? No. No, se lo vuoi fare con me. O puoi provare con tua sorella. C'è una certa differenza. Farà stare una ragazza sollevata da terra per qualche secondo. Solo che per questo numero servono 3 assistenti invece di 2. E quindi facciamo entrare Angela, facciamo entrare Giuseppe, che è anche il cugino, e poi c'è Maria, la sua fidanzata valletta. Allora, vediamo la seconda esibizione del mago Doris. Vieni con me. Complimenti. Grazie. Ciao. Oh, complimenti anche a te. Brava, veramente una... impressionante. No, devo dire che i maghi grandi a volte non le sanno fare queste cose. Allora ti faccio tanti auguri. Complimenti. Grazie a te, al tuo maestro, ai tuoi genitori che ti incoraggiano, ti aiutano. So che addirittura comprano in America, vanno in America a comprare le cose per farti fare bella figura. Ti aspettiamo un'altra volta quando vuoi, sei sempre il benvenuto. Allora grazie a Maria, ad Angela, a Margherita, a Giuseppe e soprattutto al mago Doris Giuseppe Cicala. Ciao! Che bravi! Bravo il mago, ma anche le due assistenti, troppo carine. Tu che sei mago, facci una magia, sparisci!